Versetto 10. A Damasco viveva un cristiano che si chiamava Anania. Il Signore in una visione lo chiamò Anania. Anche qui è una visione interiore, una visione esteriore. Beh, insomma, prendiamolo per come è scritta, anche perché ognuno può dire quel che vuole a questo punto, è vero o no? Quindi non perdiamoci in quisquiglie. Sì, avessi, scusate, sì, siamo al capitolo 9, versetto 10. Anzi, 11. Ma il Signore gli disse: alzati e va nella via che è chiamata diritta, entra in casa di Giuda e cerca un uomo di Tarso chiamato Saulo. Egli sta pregando e ha visto in visione un uomo di nome Anania, tu, ha visto te, venirgli incontro e mettergli le mani sugli occhi perché recuperi la vista. Quella cecità è simbolica proprio, è quel buio nel quale lui è crollato a causa della visione e che attraverso la preghiera, la riflessione di 3 giorni, trovando la risposta, percependo che senso ha quel io sono quel Gesù che tu perseguiti, allora gli si aprono gli occhi su una prospettiva totalmente nuova e allora cadono dagli occhi quelle scaglie che gli impedivano di vedere. Anania rispose: Signore, ho sentito molti parlare di quest'uomo e so quanto male ha fatto ai tuoi fedeli in Gerusalemme. La parola fedeli, notate anche qui c'è un piccolo segno, rimanda alla lettera S. Fedeli oppure cristiani credenti, è questo il senso del termine santi. EFS, enfixek, perché santi, detto dei primi cristiani, vi ricordate quello che abbiamo detto, l'excursus sulla parola santo? Nel Nuovo Testamento chi ha detto santo? Lo Spirito Santo. E insieme a lui? T, Q, C, L, A. Tutti quelli che lo accolgono, che lo lasciano lavorare dentro di loro. Quindi dire santi e dire fedeli, bene e male che è la stessa roba. Fedele è Cassid, santo è Kadosh. Certo, si spera che i primi credenti in Cristo, i primi discepoli, siano non solo animati dallo Spirito, ma cerchino di vivere in coerenza con la loro fede. Ma non sono detti santi perché sono bravi, perché sono fedeli. Semmai sono invitati a diventare fedeli dal fatto che lo Spirito Santo è dentro di loro, che li rende santi, li riempie della sua santità. La santità del Cassid è la conseguenza del suo impegno di fedeltà, di osservanza della legge. La santità dei santi qui, dei Kadosh, è raccogliere la santità che ti dà lui, è la santità dello Spirito che ti viene data e ti chiede poi di diventare Cassid, cioè di corrispondere, ma hanno un'origine totalmente diversa. Cassid, la santità deriva dall'uomo che mette in pratica la volontà di Dio, Kadosh è Dio che ti dà la sua santità e ti chiede di vivere in conseguenza. Sembra chiaro? Quindi dobbiamo stare attenti, perché nel Nuovo Testamento i discepoli di Gesù non sono mai detti fedeli, perché si riconoscono come infedeli. Escapaitoch, escapaitoch, nessuno ha dato buona prova di sé nel momento cruciale. E la forza di essere fedeli dopo, quindi, ma Kadosh gliela dà lo Spirito. E non è frutto del loro impegno. E so anche, versetto 14, so anche che ha ottenuto dai capi dei sacerdoti l'autorizzazione di arrestare tutti quelli che ti invocano. Ma chi gliel'ha detto? Come? Appena ricevuto l'autorizzazione è partito a cavallo, grammi i telefoni, allora grammi i telegrafi, grammi i telefonini, grammi una gota. Chi gliel'ha detto? Che gossip, chi l'ha buono, eh. Chissà perché le notizie ne vale, è sempre lui che sa che succede, è in catea a divulgare. Ma il Signore disse: va perché io ho scelto quest'uomo, l'ho scelto io, sta tranquillo, nessun pericolo per te. Egli sarà utile per farmi conoscere agli stranieri, ai re, ai figli di Israele. Io stesso gli mostrerò quanto dovrà soffrire per me. Non sarà una strada in discesa.
Sarà una strada in salita, ma che meriterà comunque di essere percorsa, perché sarà l'unico modo che avrà per non buttare via questa opportunità che gli ho messo in mano. Come dice il proverbio francese, noblesse oblige. E in italiano, tu dà la bicicletta, pedala. Allora Anania partì, entrò nella casa e pose le mani su di lui dicendo, Saulo, fratello mio, è il Signore che mi manda da te, quel Gesù che ti è apparso sulla strada che stavi percorrendo. Egli mi manda perché tu recuperi la vista e riceva lo Spirito Santo attraverso l'imposizione delle mani, come hanno fatto gli apostoli con i diaconi. Subito dagli occhi di Saulo caddero come delle scaglie ed egli recuperò la vista, si alzò e fu battezzato, poi mangiò e riprese forza. E te credo dopo 3 di che? Astechet, è vero o no? Cosa fa? Dicevamo prima il come lo fa. Lo fa da Saulo, incasinando tutto. Vediamo cosa fa. Saulo rimase alcuni giorni a Damasco insieme ai discepoli e subito si mise a far conoscere Gesù nelle sinagoghe, dicendo apertamente, Egli è il figlio di Dio. Quanti lo ascoltavano si meravigliavano e dicevano, ma non è quel tale che a Gerusalemme perseguitava quelli che invocavano il nome di Gesù? Non è venuto qui proprio per arrestarli e portarli dai capi dei sacerdoti? Ha bel modo di fare il suo compito, il suo dovere. Saulo diventava sempre più convincente quando dimostrava che Gesù è il Messia. È sufficiente essere convincenti per convincere? È meglio che essere convinti e non convincenti comunque, è vero o no? Quindi prima occorre essere convinti. Poi è importante che essere convinti renda convincenti, ma anche quello non è ancora detto che poi chi sente uno si lasci convincere. Ma si può essere convincenti anche se non si è convinti di qualcosa? No? Magari pensate a tutti i venditori di fumo che è in giro, sono tutti più che convincenti della bufala tracciare in corso e dopo e te la lasciare per te, te la tegnet. Provate a pensarci bene. Se fosse impossibile essere convincenti quando non si è convinti di qualcosa, la nostra politica sarebbe l'opposto di quello che è. E avremmo più altra gente invece che è stata eletta. Sì, d'accordo? Punto fa, eh? Punto fa. Convincente quando dimostrava che Gesù è il Messia e gli ebrei di Damasco non sapevano più che cosa rispondergli. E quando uno si sente messo alle strette da uno che ti scoccia per quel che dice e quel che fa, la tentazione facile qual è? FLF, fago le foglie. Trascorsero così parecchi giorni e gli ebrei fecero un complotto per uccidere Saulo. Ma egli venne a sapere della loro decisione. Per poterlo togliere di mezzo, gli ebrei facevano la guardia anche alle porte della città giorno e notte. E allora cosa fanno i suoi nuovi amici? Ma una notte i suoi amici lo presero, lo misero in una cesta e lo calarono da giù dalle mura. L'ha messo nella cesta perché era piccolo e ci stava dentro, ci stava nella cesta perché era un cestone, cioè non in una cesta. Hanno utilizzato la cesta perché ci stava magari anche qualcosa che si portava dietro, un po' da mangiare, un cambio, non so, qualche cosa, un qualche rotolo della Torah, per esempio, o semplicemente perché gli serviva come appoggio per i piedi in modo da non doversi sostenere con le braccia mentre lo calavano giù. Comunque, lo mettono in questa cesta e qualcuno da lì lo dipinge sempre piccolo di statura, come Zaccheo quasi.